Benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui per farvi una versione low cost del video sugli acquisti preferiti del 2023. Mi avete suggerito sia qui su YouTube che su Instagram di fare appunto una versione, una seconda versione low cost del video che io faccio ogni anno. Non ci avevo mai pensato e devo dirvi che l'ho trovata da subito un'ottima idea, quindi mi sono subito organizzata per appunto registrarvelo e trovare queste cose che voglio assolutamente consigliarvi in ambito però low cost. Perché quel video come funziona? Io che vi mostro di solito circa 8 cose che sono stati per me gli highlights dell'anno precedente, quindi in questo caso del 2023, e infatti ha sempre funzionato così. Il video che ho fatto mi sembra settimana scorsa o 2 settimane fa al massimo funzionava proprio in questo modo, quindi 8 cose che secondo me nel 2023 avevano fatto assolutamente la differenza. E chiaramente io ho cercato di trovarvi 8 cose che veramente avessero fatto la differenza nel mio anno, e tendenzialmente le cose che fanno molto la differenza sono magari acquisti su cui uno ha speso molti soldi e che grazie al cielo sono rivelati acquisti giusti, oppure acquisti che uno ha desiderato per tanto tempo e alla fine è riuscito a prendere e a comprare quella cosa e quindi è contento che le aspettative non siano state disattese. Quindi insomma, chiaramente ho cercato di trovare 8 cose che avessero una rilevanza, e spesso purtroppo le cose che hanno una rilevanza, diciamo, ce l'hanno anche a livello economico. Quindi giustamente qualcuno di voi mi ha detto: Marti, ma perché non ne fai una versione low cost dove ci consigli proprio di comprare delle cose? Perché giustamente non è che vi consigliassi di comprare un MacBook se non vi serve, o una macchinetta per fare vlog se chiaramente non fate questo lavoro. Quindi giustamente una versione low cost dove vi consiglio proprio delle cose che secondo me potreste comprare anche in questo istante potrebbe essere un'idea. Quindi eccomi qui a farla. Fatemi sapere se vi interessa anche per altre categorie, perché ad esempio avevo pensato di fare anche tipo i cibi da cui non mi separerò più, che ho scoperto nel 2023, e anche cose per la casa. Fatemi sapere se vi interessano anche queste due versioni a cui ho pensato alternative. Quindi nel video di oggi vi farò vedere 8 cose più un bonus, perché ce n'avevo un po' di più, low cost. Ho cercato di rientrare sotto i 50 euro, ma su tante cose non ce le ho fatte e volevo veramente consigliarvele, quindi ho deciso che il tetto massimo è 100 euro, quindi 8, 9 top acquisti che ho fatto io nel corso del 2023 sotto i 100 euro, ma la maggior parte sono sotto i 50, alcuni un po' più, quindi secondo me potremmo considerarli comunque low cost, anche perché non volevo parlarvi di Essence e dei makeup che trovate da OVS, volevo cercare qualcosa un po' di più, quindi ho dovuto necessariamente alzare un pochino la fascia di prezzo. Ci tengo a dire una cosa, ovvero che è stato molto difficile fare questa lista perché ho cercato di mettervi in queste 8 cose, 9 cose, cose che potreste comprare in questo istante. Perché ovviamente farvi vedere un top acquisto di Tiger della collezione estiva dell'anno scorso che non riproporranno mai più, secondo me aveva poco senso perché non potreste ricomprarlo. Quindi ho cercato cose che trovate in questo momento o online oppure nei negozi e che troverete fino a, insomma, tempo indeterminato. Per cui di molte cose sono cose che ho comprato io su Amazon, vi lascio il link sotto nell'info box. Quindi se avete un dubbio andate a guardare. Io ho cercato cose che potreste reperire con estrema facilità perché questo vuole essere proprio un video che vi consiglia delle top cose da acquistare. Ho deciso che parto prima dalle cose che posso mostrarvi qua fisicamente e poi dopo andiamo alle cose che non posso farvi vedere qua, di cui quindi vi parlo e vi metto poi dei close up di video sullo schermo che appaiono. Cosa importante, prima che inizi e me ne dimentichi, vi metterò in sovraimpressione il prezzo di ciascuna cosa preciso, perché adesso non me lo ricordo e devo fare delle ricerche, quindi le farò in fase di editing. Primo acquisto top low cost del 2023 che ha rivoluzionato il mio anno è sicuramente questo oggetto qui, comprato su Amazon, di cui vi lascio il link sotto. E che cos'è? È una cover, in questo caso trasparente, ma ne esistono di tantissime tipologie, con il laccio, ed è questo l'elemento caratteristico. Allora, dovete sapere che io ne ho avute due l'anno scorso, perché ho avuto due telefoni, quindi ne ho avuta una verde per, diciamo, tutta l'estate, e poi ho comprato questa per andare in America, e l'ho utilizzata per esempio anche a Parigi, quando avevo già comprato il telefono nuovo, e quindi quella prima non andava più bene. Quindi vi parlo di questa, ma in generale vi parlo di questo specifico tipologia di prodotto, ovvero cover con il laccio, che io prima del 2023 non avevo mai provato. Devo dirvi che mi davano sicurezza zero, cioè mi davano proprio l'idea di una cosa che spaccava il telefono. Invece il telefono regge benissimo perché io sono stata in California una settimana, questo coso appeso qua, ho fatto di tutto, ho corso, ho camminato, sono stata in barca, di tutto. Non si è mai spostato di un millimetro, quindi è molto sicuro come oggetto, quantomeno questo che io ho acquistato, ed è di una comodità infinita, soprattutto quando viaggiate, perché ecco, conosco persone, tipo mia cugina, Giulia, se guardi,
che la tengono tipo tutti i giorni. Ecco, per tutti i giorni mi sembra too much, nel senso che io lo trovo molto scomodo, perché comunque questa corda, ad esempio, se andate in bagno, se la mettete sul comodino, se la appoggiate sui tavoli, la trovo una cosa incredibilmente fastidiosa. Secondo me è perfetta per quando si viaggia, perché per quando si viaggia uno vuole sicurezza e comodità, e questa è oggettivamente molto comoda. Oppure la consiglio, per esempio, quando avete una borsa piccola, tipo questa è una scoperta che ho fatto recentemente, anche per utilizzarla non solo quando viaggio, ma quando anche sono a casa mia semplicemente. Ovvero, voglio mettere una borsa molto piccola? Ecco, tranquillamente prendo la borsa piccola, ma siccome non ho voglia di tenere il telefono in mano, uso questa. Quindi, telefono al collo e borsa piccola dove c'è soltanto il portafoglio e non lo so, le chiavi di casa. Svolta della mia vita. Quindi, se siete amanti delle borse piccole, questa secondo me per voi è indispensabile. Come è indispensabile se viaggiate, siete persone che stanno continuamente col telefono in mano. Secondo top acquisto low cost del 2023, un altro oggetto che ha a che fare con il telefono. E sto parlando di questo power bank. Allora, dovete sapere che io avevo comprato alla fine del 2022 un power bank per il telefono, che è quello che ho avuto per gran parte del 2023. Ma non mi piaceva per niente perché riuscivo a fare una carica completa al telefono, quindi da 0 a 100, e poi rimaneva un altro pochino di carica perché vi posso dire un'altra carica da 30%, quindi niente, praticamente dopo una carica io lo dovevo ricaricare perché avevo l'ansia che non mi bastasse nel caso in cui mi fosse riservito. In più era molto lento nella carica, non mi c'ero per niente trovata bene, infatti non ve l'ho mai consigliato. Dopodiché, quando sono dovuta andare in America, ovviamente, quando ho saputo che sarei andata in America più che altro, ho detto io dovrò fare 250 miliardi di contenuti. Mi serve assolutamente un ottimo power bank che posso usare anche 2-3 volte al giorno senza doverlo ricaricare, perché ovviamente io in America stavo in hotel solo la notte per dormire, quindi durante il giorno non ero mai in stanza per poter caricare col telefono il power bank, quindi mi serviva qualcosa di molto forte e avevo trovato questo. Sinceramente, quando mi è arrivato non avevo grandi aspettative perché dicevo vabbè, sarà come tutti i power bank, una sola, e invece raga, questo oggetto ha cambiato il mio rapporto con la carica del telefono, che dovete sapere che è una cosa che a me mette molta ansia, che il pensiero del telefono si scarichi, sia perché in generale nel telefono io trovo conforto a tutte le mie ansie, del tipo che se appunto succede qualcosa posso chiamare un taxi, posso chiamare mia madre, posso chiamare l'ambulanza, la polizia, non lo so. In generale lo trovo uno strumento comunque che mi conforta averlo in mano. In più è lo strumento che utilizzo molto spesso anche per lavorare, quindi non è proprio un, cioè, un problema se mi si scarica il telefono in generale, soprattutto se sto facendo un viaggio di lavoro. Quindi ho detto vabbè, proviamolo, mi affido a lui. E raga, io sono rimasta sconvolta da questo oggetto. Innanzitutto vi dico che potete caricarci sia cose che abbiano la presa USB che la presa USB-C. Io ovviamente carico il telefono con la USB-C, ma se serve anche la presa, insomma, USB normale. E innanzitutto è una cosa che mi piace tantissimo, cioè la percentuale di carica, che è una cosa che io sono fissata, ovvero basta schiacciare il pulsantino che è qui e come potete vedere vi dice a quanta carica è. Ora in questo istante io non vedo, devo girare, ok, è al 71% di carica. Vi dico soltanto che ha già fatto una carica completa al telefono, quindi da 0 a 100 e sta al 71, il che significa che ci sono tre cariche complete da 0 a 100 più un pezzettino per un altro 20, 30, poi dipende chiaramente anche dal telefono. Lo carica velocissimamente, ve lo giuro, in un'ora e mezza, anche più veloce della presa, secondo me, e dura un botto, ripeto, tre cariche intere per il mio, che è un iPhone 15 Pro Max, quindi l'ultimo modello uscito. Ad ogni modo, se volete saperne di più, vi lascio qui sotto nell'info box il link diretto per trovarlo. Questo ve lo straconsiglio, ve lo giuro, è ottimo. Terzo top acquisto low cost del 2023, direi sicuramente questo, ovvero il balaclava, che è questo accessorio che è andato di moda, direi sì, nel 2023, io prima non credo di averlo mai visto, ed è praticamente un accessorio per la testa, quindi una sorta di un mix tra una sciarpa e un cappello, che va inserito come un cappello e vi rimane qua la faccia tutta scoperta e vi copre tutto intorno. Qui ci sono anche dei laccetti e si può stringere chiaramente in base a quanto grande avete il viso o in base a quanto volete che questo coso vi stia stretto, ed è un accessorio molto caldo, questo nello specifico poi è di un caldo e di un morbido che non so se si percepisce dalla telecamera, ma è veramente soffice, delicatissimo, adorabile. E serve sia come elemento estetico, nel senso che secondo me è molto più carino di un cappello, sia come un oggetto per potersi ovviamente proteggere dal freddo, perché questo è molto caldo e a differenza del cappello che vi scalda soltanto, cioè capiamoci questa zona qua, questo vi scalda anche intorno al collo. Quindi, per esempio, invece di portare sciarpa e cappello, portate questo che fa entrambe le cose perché ripara sia il collo che dietro la nuca, che la tutto, vi ripara tutto.
molto più di un cappello. Per me è stato un elemento life changing, perché ve lo giuro lo uso in continuazione, me lo sono anche apportato a Parigi dove faceva un freddo dell'anima, e io lo trovo comodissimo. Questo in particolare poi è davvero soffice ed è di H&M, ve lo dico e ve lo segnalo perché c'è ancora, l'ho visto l'altro giorno, quindi so per certo che in alcuni H&M, non ci sarà in tutti, c'è sicuramente. C'hanno solo questo o questo di un altro colore, quindi insomma non è che ci siano mille modelli, non vi potete sbagliare. Io spero che vada sempre più di moda per avere tanti modelli e tanti colori, perché io per ora quest'anno ho trovato questo, ne ho trovato forse uno da Zara, fine. Invece io vorrei che ne uscissero proprio di tutti i colori, magari anche un po' arzigogolati, non lo so, questo mi è piaciuto tantissimo. Se ne trovassi altri di colorazioni molto belle li prenderei sicuramente, perché raga è comodissimo, ve lo giuro, molto meglio di un cappello, anche perché non rovina i capelli, perché non so voi, ma io i capelli, quelli in lana, spesso li porto, ma li porto solo se la piega del capello non è il massimo o non è appena stato lavato, perché a me il cappello sporca tantissimo i capelli e poi me li rende tutti elettrici, qua c'è uno schifo. Questo invece lo vedete come è molto lento, non è stretto come il cappello, non fa questo effetto così, quindi i capelli rimangono intatti, soprattutto se vi fate magari una codina. Il capello non viene minimamente toccato né sfrugugliato, quindi veramente ve lo mettete, ve lo levate e siete tali e quali a prima, quindi è anche ottimo se non mettete i cappelli per via della piega, questo ve la risparmia, ecco, non ve li rovina. Quarto top acquisto low cost del 2023, io direi assolutamente questo. Allora, mi fa troppo ridere perché questo mi sembra che quest'estate ve l'ho inserito in una tipologia di video del tipo prodotti comprati e mai utilizzati, e dicendovi che dovevo assolutamente utilizzarlo perché era uno spreco. Non so se vedete adesso a quanto sta, è un profumo, sta a meno della metà, quindi per farvi capire quanto l'ho utilizzato. Questo è un profumo di Zara che ho visto l'altro giorno, quindi ancora lo trovate, questo qua se vi interessa. È abbastanza riconoscibile, nel senso che è giallo sotto e viola sopra, che si chiama Cherry Smoothie, e bellissimo, ma soprattutto in quanto profumo, più che bello, deve avere un odore paradisiaco, e questo per me ha un odore meraviglioso. Questo è l'odore della mia estate e automaticamente l'ho collegata a dei momenti felici, quindi quando lo annuso io ripenso a dei bei momenti, vi giuro. Ha segnato i momenti più belli della mia estate dell'anno scorso, ma anche di settembre, di ottobre, l'ho portato in California, quindi proprio mi ricorda momenti molto 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 felici, e in generale è stato il mio, cioè forse tra quelli low cost ovviamente, il mio profumo preferito low cost, ripeto, del 2023, ma proprio senza ombra di dubbio. L'ho comprato e mi piaceva, ma non mi piaceva, cioè mi piaceva tanto, ma non era il mio preferito. Vi giuro che invece più lo usavo e più ne diventavo dipendente. Praticamente alla fine l'ho sostituito anche a tanti profumi magari molto più costosi che ho, perché mi piace veramente tanto l'odore. È particolare e non piace a tutti, però ad esempio mia madre lo detesta, però tipo Lorenzo, cioè, dice che è il più buon profumo che io abbia, e io ho tipo 18 profumi che costano 4 volte tanto, quindi mi rode abbastanza, però da una parte sono contenta perché quando finirà lo ricomprerò senza pormi il problema. A me è piaciuto tantissimo. Quinto top acquisto low cost del 2023 è sicuramente questa. Allora, di questa mi avete già chiesto stamattina su Instagram, siete proprio impazziti per questo prodotto, e ce l'ho da quasi un anno, sì, probabilmente tra qualche settimana fa un anno, e io mi sento al 100% di consigliarvelo perché è stata veramente una delle scoperte make-up del 2023, anzi, la scoperta make-up del 2023. Sto parlando di questo pennello di Kiko, che vi voglio far capire quanto è rovinato per farvi capire quanto l'ho usato. Questo l'ho portato ovunque, al mare, in America, a Parigi, mo da nessuna parte, visto che ho rotto. Cioè dietro non si legge niente per quanto l'ho usato, vedete? Si legge a malapena il nome. È venuto con me in tutti i miei viaggi e resterà con me fin quando non finirà il pennarello, e poi ne ricomprerò immediatamente un altro. Sto parlando del Long Lasting Color Lip Marker di Kiko, nella colorazione 109. Questo è praticamente un pennarello, letteralmente se lo trovaste in un astuccio non vi fareste troppi problemi, perché sembra più che altro un pennarello, più che un pennarello da trucco, e serve per appunto colorare le labbra. Io però non lo utilizzo come rossetto, cioè non è che la tiro fuori e mi ci faccio tutto il contorno più il dentro, io faccio soltanto il contorno con questa. Esattamente l'unico prodotto che utilizzo per le labbra quando ad esempio voglio poi mettere soltanto un gloss o un burro cacao, giusto per dare un po' più di volume. In questo istante io sul contorno ho questo prodotto qua, e poi all'interno ho semplicemente un gloss trasparente. Vedete qual è il risultato? Naturalissimo, cioè da lontano sembra che io abbia soltanto un po' di gloss, basta. E invece io ho le labbra, vedete questo overline? Infatti molto spesso mi dite, Marti, ti sei rifatta il filler? No, è un anno che non lo faccio, però
a forza di fare il volume con questa sembra che ho due labbra enormi. E invece no, quindi quando mi vedete le labbra particolarmente gonfie è che ho abusato di questa. La utilizzo quindi, vi ripeto, soltanto per il contorno, non riempio per due motivi. Uno, perché se riempite fa l'effetto opposto, cioè è talmente piatta come cosa, nel senso che non è lucida, e come tutti i colori piatti tendono a far sembrare le cose più piccole. Se le colorate tutte con questa vi fanno due labbra piccole così, e poi secca tantissimo, quindi per riempire le labbra io non ve la consiglio per niente, perché non fa volume, non dà quell'effetto 3D, è orrenda. Ve la consiglio soltanto per fare l'overline, cioè al posto della matita io uso questo, perché è straresistente, resiste ai baci, resiste al cibo, è abbastanza resistente. La rimettete in un secondo, poi questa colorazione è stupenda. Quando finirà e la ricomprerò, riprenderò sempre questa colorazione 109, e vi aggiungo che questa è l'unica che io abbia mai comprato, il che significa che io l'ho comprata a febbraio 2023, siamo a gennaio 2023 e io la sto ancora, anzi 2024, e la sto ancora utilizzando, quindi ottima durata. Io la metto praticamente tutti i giorni. Sesto top acquisto low cost del 2023, direi sicuramente questo. Di questo mi avete sentito parlare in lungo e in largo, e sto parlando del lip oil di Fenty Skin. Di Fenty Skin ho bocciato delle cose nel video dei peggiori acquisti, mi sentivo in dovere di promuovere invece almeno una cosa in questo video qua. Questo è il Cherry Treat ed è un, sì, lip oil alla ciliegia, appunto, di Fenty Skin. Io vi voglio far vedere quanto io l'abbia utilizzato, cioè, o meglio, vi vorrei far vedere il fatto che è finito. Non so se riuscite a percepirlo. Cioè, questo rosa che vedete è il contenuto rimasto, il resto è il vuoto dato dal fatto che l'ho finito. Cioè, questo è quello che è rimasto. Niente, vi assicuro. Vedete? Quindi l'ho praticamente finito e sicuramente lo ricomprerò. Non l'ho ancora ricomprato perché nel frattempo mi sono arrivati a tanti altri prodotti labbra e mi sembrava uno spreco e il rischio di, diciamo, dimenticarmene. Quindi sicuramente appena finirò tutti quelli che sto utilizzando, comunque mi stufo, lo ricompro. Però ecco, sappiate che l'ho finito tutto, quindi mi è veramente tanto piaciuto. E vi dico anche la verità, questo è il primo prodotto labbra di questo tipo che io finisco. Il primo, quindi per farvi capire quanto mi è piaciuto nonostante io riceva tante cose, compri tante cose, questo mi è stra piaciuto. Per darvi una misura, questi due io li ho comprati a distanza di forse qualche settimana. Questo è finito, questo sta ancora all'inizio, questo è quello di Gisu, quindi per farvi capire quanto effettivamente questo mi sia piaciuto. La mia combo poi preferita della vita è il pennarello di Kiko più questo. Vi giuro, comprate questi due e avrete delle labbra perfette. Questo vi aiuta a dare volume alle labbra e questo vi aiuta a renderle ancora più rimpolpate, belle, idratate. Questo idrata, ragazzi, tantissimo. Questi due sono la coppia vincente. Stra consiglio, in generale separati ma soprattutto insieme. Iniziamo con le cose che non posso mostrarvi perché o pesano troppo o sono incollate in un determinato punto. Allora, settimo top acquisto low cost del 2023, sicuramente il mio portagioie meraviglioso che vedo ma non posso prendere qua perché pesa l'ira dei dios. Vi metterò ovviamente delle immagini per farvi capire di cosa sto parlando, e però volevo comunque inserirlo in questa lista. Anche di questo portagioie trovate il link nell'info box. E perché ve lo consiglio? Ve lo consiglio perché finalmente io quest'anno ho trovato pace con gli accessori, perché vi giuro che prima li inserivo all'interno di un cassetto più un portagioie, anzi più due portagioie, perché non entravano in altro modo, anche perché io di gioielli ne compro tanti ma soprattutto me ne arrivano tanti, quindi a un certo punto non sapevo più dove metterli, non trovavo più le cose, vi giuro stavo impazzendo. Poi ho avuto la brillantissima idea di comprare questo portagioie su Amazon e mi ha svoltato la vita da così a così. Tutto è ordinato, tutto è disposto bene, cioè sembra una gioielleria, tutto mi fa venire voglia di essere indossato, niente è incastrato, le collane sono ben separate tra loro, insomma la rivoluzione del mio reparto gioie, insomma. Mi ci trovo benissimo, è comodissimo, è molto bello a livello estetico, cioè io sono qua seduta, lo guardo e penso bellissimo. Mi ricordo che prima ogni volta che volevo fare tipo un cambio orecchini, un cambio collane, mi incubo, perché il pensiero di ricercare tutte le cose che stavano disperse in 3000 cassetti, 3000 portagioie, mi veniva al panico. Adesso invece ogni volta che mi voglio cambiare orecchini, collane, anelli, quello che volete, ci metto un secondo, perché apro il cassetto adibito a
Scelgo e richiudo, veramente comodissimo, straconsiglio. Ottavo top acquisto low cost del 2023, sicuramente il mio dispenser di sapone. Allora, questo è sicuramente l'oggetto più funny che ho in casa mia. Vi giuro che ogni volta che viene qualcuno di nuovo che ancora non, magari non è mai stato nel mio bagno, iniziano le comiche, perché tutti non capiscono come utilizzarlo, che poi non so per quale motivo, nel senso che è letteralmente come quelli dei bagni pubblici, tipo degli autogrill o dei ristoranti. Cioè è molto logico, però nessuno ce la fa. È estremamente igienico, raga, perché io non so se ci pensate mai a quanto faccia schifo con le mani sporche, magari di quando tornate a casa dopo che avete preso i mezzi pubblici, pigiare su un portasapone e fare così e non lavarlo mai, perché nessuno lo lava mai. Quindi pensate quanto sia più facile fare questo movimento senza toccare niente, e quello con un sensore realizza che sotto c'è una mano o qualcosa e fa scendere il sapone. È stato life changing. Lui è sicuramente l'elemento che più ho amato del 2023 comprare e scoprire, e è stato un ottimo ottimo acquisto. Anche quello l'ho preso su Amazon, vi lascio il link sotto. È comodo, molto bello secondo me, ancora funziona, e questa cosa mi ha scioccato, nel senso che l'ho comprato un anno fa e tra l'altro sapete quante volte l'avrò caricato? Forse due o tre. Tre volte in un anno, io lo utilizzo tutti i giorni, più volte al giorno, ovviamente ogni volta che mi devo lavare le mani. Per me comodo, mi piace molto l'estetica, mi piace il fatto che mi abbia levato le cose che devo pulire, nel senso che io detesto avere tante cose sul lavandino. Una volta ce ne avevo tantissime, non so se vi ricordate magari da video vecchi, vlog vecchi, ma veramente avevo il lavandino invaso da impicci ogni volta che dovevo pulire, quindi tante volte alla settimana. Levare tutto era la cosa che più mi scocciava. Da quando invece ho iniziato a comprare cose per sollevare, per esempio anche lo spazzolino da denti, io non ce l'ho più appoggiato ma è sollevato, ve lo giuro, ci metto un secondo a pulire, la mia vita è molto più fantastica e veloce, ve lo straconsiglio. Si è attaccato al muro quel giorno, cioè io l'ho attaccato nel video Amazon Finds, tra l'altro il primo che abbiamo fatto in video con voi, non l'ho mai più toccato, regge ancora dopo un anno, quindi lo scotch è anche ottimo, ve lo straconsiglio. Se vi piace come genere... E ora il bonus, cioè l'unico oggetto della sua categoria, quindi nono top acquisto low cost del 2023, sta diventando uno scioglilingua. Sto parlando del mio tavolino da divano. Allora raga, vi giuro che quando l'ho comprato pensavo che mi sarebbe potuto essere utile, ma non avevo intuito quanto io l'avrei sfruttato, ve lo giuro. Anche questo l'ho comprato su Amazon, quindi anche di questo vi lascio il link nell'info box, e devo dirvi che è stato uno dei mobili, configuriamolo come mobile perché è più un mobile che altro, che mi ha più rivoluzionato il 2023. L'ho trovato stracomodo, pratico proprio, e proprio, cioè io vi giuro non mi ricordo una vita prima di quello, cioè per me è assurdo che quel coso ci sia soltanto da un anno, io vivo qua da tre, quindi vuol dire che per 2 anni io, ma come cavolo ho fatto? Non lo so, non ho memoria, non voglio ricordare probabilmente. Comodissimo, io lo uso per farci spesso colazione, lo uso per farci pranzo a volte, sicuramente quando tipo ordino e mangio sushi e quindi non ho tante pietanze, magari ho un piatto solo o un piattino, mangio lì, è comodissimo. Lo uso per appoggiarci il caffè se sto guardando la TV, lo uso per metterci la tisana quando sto vedendo la TV, insomma ci appoggio di tutto, lo trovo molto molto comodo. L'ho trovato su Amazon per caso, tra l'altro mi ricordo proprio di non aver fatto nemmeno tante ricerche, e proprio l'avevo visto, mi ispirava, l'ho preso il giorno che ha cambiato la mia vita. Molto comodo, non so, vi ripeto, non so come facessi senza prima, tra l'altro lo metto in diverse posizioni, quindi è davvero 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 comodo. Se avete poco spazio come ce l'ho io, sicuramente è un oggetto che vi aiuta a ridurre gli spazi ma a vivere comunque molto comodi. Vi metterò sempre appunto immagini perché non vi potevo portare un tavolo qua. Bene raga, siamo giunti alla fine del video, vi ho parlato di tutte 8 più 1, quindi 9 top acquisti low cost del 2023. Voglio sapere come sempre da voi alcune cose. 1. Qual è la cosa che vi ho convinto a acquistare? Proprio che avete detto: ok Martina, mi serviva soltanto la tua benedizione finale, ora acquisto, sono curiosa. 2. Naturalmente voglio sapere quali sono stati i vostri top acquisti low cost del 2023. Scrivetemeli qui sotto e aiutate gli altri utenti e aiutate me ad acquisti più consapevoli e mirati su roba giusta. Che dire, io spero che questo video vi sia stato utile e più che altro spero vi abbia intrattenuto e tenuto compagnia. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!